andrà oggi in discussione al Consiglio dei Ministri, insieme a quello per la sicurezza, il decreto immigrazione voluto da Matteo Salvini. Il vice premier ha spiegato ieri che all'interno del documento ci sono alcuni passaggi che faciliteranno le espulsioni. Penso al raddoppio dei tempi di trattenimento dei clandestini nei CPR, che passa a 180 giorni, penso ai nuovi centri per il rimpatrio che saranno ultimati entro fine anno, ne abbiamo chiesto uno in ogni regione, quello che non c'è nel decreto sono i nuovi accordi per i rimpatri con i paesi di provenienza. Stiamo lavorando con tutte le regioni. C'è collaborazione, l'unico buco, evidentemente per un pregiudizio politico, è in Toscana. Nei 15 articoli del documento si parte dall'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sarà eliminata la possibilità per le commissioni territoriali e per il questore di valutare, rispettivamente, la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario e dei seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Saranno sostituiti con permessi per meriti civili o per cure mediche o se il paese di origine vive una calamità naturale. È prevista anche la revoca della protezione umanitaria ai cosiddetti profughi vacanzieri, ovvero a coloro che hanno lo status di profugo e poi tornano in ferie nella patria d'origine. I fondi destinati ai rimpatri saranno pari a 500.000 euro per l'anno in corso, e 1,5 milioni di euro per i prossimi due. E di costi parla anche Salvini stasera Italia su Rete 4, stiamo raddoppiando i centri, stiamo riducendo i costi, queste operazioni a minori sbarchi, da 100.000 a 20.000, significano un risparmio di almeno 1,5 miliardi di euro all'anno. Dei risparmi una piccola parte, circa 400 milioni li reinvestiremo in assunzioni di poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco. Un punto fondamentale è poi quello della protezione internazionale. Ciò che il Viminale sta facendo è cercare di ampliare il catalogo di reati che in caso di condanna definitiva, si legge, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, inserendovi ipotesi delittuose di particolare gravità che destano allarme sociale.